la prima cosa che mi ha creato problemi nella vita era il mio rapporto con il cibo. Mi prendevano in giro a scuola, mi prendevano in giro anche gli amici. Non bisogna piangersi addosso. Povero me, sono stato bullizzato. No, no, povero me. Bisogna tirare fuori le palle e andare avanti. Ho trovato il coraggio, quella è la cosa che mi ha salvato. Eccolo, Costantino La Gradesca con la sua Sara Di Vaira. Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Come la va? Beh, va abbastanza bene. Ahimè sono un po' nervoso per via della finale, quindi sto mangiando la notte. Abbiamo sentito del mio rapporto conflittuale col cibo. Stanotte mi sono svegliato più volte mangiando. Molto bene. Senti, ma Sara, quanto ti sopporta Sara, secondo te, da 1 a 10? Supporta? Sara, in realtà sono io che devo sopportare lei, perché è molto prepotente, a volte anche violenta. Credo che se i ruoli fossero, switched, cioè se fosse lei un uomo e una donna, ci sarebbe un'interrogazione parlamentare, perché è veramente, veramente abusiva con me. Allora, Costantino, come va Costantino? Allora, sentiamo i giurati. Guglielmo. Come va Costantino? Il Costantino della Gherardesca, meraviglioso ballerino, e il Nurejev, il bolle delle mozzarelle. E lei è la pomodora, più pomodora toscana, e tutti e due toscani sono, perché più o meno tutti e due toscani, una pizza toscana. Una bella coppia, che funziona bene toscana. Insieme. Sì, perché sì. Tu gli hai ballerini pazzeschi, come balla Costantino, non balla nessuno. Senti, ma tu gli hai sempre dato 10. È la verità. A Costantino. È la verità, senti, a Costantino quell'altra gli hai sempre dato 10. 10 gli davi a Costantino? Gli ho dato anche un 10 il giorno che avevo deciso che le storie migliori portate lì, io giudicavo le storie, perché io non è che giudico tutte le serie uguale, perché io non me riposto, io non me ripeto. Sì. Ah, è unico. E quindi allora, vediamo, io il giorno che gli dovevo dare 10 gli ho dato 10, il giorno che gli dovevo dare 0 gli ho dato 0. Ecco, invece Zazzaroni vi ha dato 0. Gli ho dato anche i 2, perché era un punto a testa. Volevo dire una cosa, che il mio avvocato mi ha detto di non parlare con Costantino, l'ha querelato il mio parrucchiere, perché lui ha detto l'altro giorno che io ho una capigliatura pre-Tangentopoli e devo dire sinceramente che gli chiederemo un sacco di soldi per però questo. Comunque sei gran fortunato te avere tutti quei capelli. Gioca su quello e poi mi ha dato un cinque perché mi sono arrivate un sacco di copertine di oggi. Ma sono tutti veri? Mi ha dato cinque perché sono l'unico della giuria, ed è vero, che al quale piacciono le donne. Allora, mi ha dato 5. Ma fatto un complimento straordinario, gli voglio bene. Dai, adesso Eleonora, su queste cose andiamo. Allora andiamo a vedere, invece parliamo del ballo. Vediamo gli zero che ti ha dato Ivan Zazzaroni. Meritato, peraltro. Costantino, guarda un po', così poi parliamo con i giornalisti. Zero! Fabio Canino! Sette! Otto! Carolyn Smith! Entertainment only! Sei! Selvaggio Lucarelli! Quattro! Guillermo Mariotto! Dai, Guillermo! Dai, dai! Per l'economia! Per il razzo! Per un totality! Sempre meno! 25 punti! Ivan Zazzaroni, 4, Fabio Canino, comunque vada, 7, Carolyn Smith, 4, Selvaggio Lucarelli, 3, Guillermo Mariotto. Dai, 0, 0, dai,
Non ti darò lo zero, non ti do sta soddisfazione. Perun Totality 20 punti, che sommato ai precedenti 10 punti da un totale di 30 punti. Se no mi addormento. Allora, zero. Dovete consentire un attimo al povero Mariotto che si è svegliato alle 5 ma di venire Viterbo qua. Venivo, scusa, io ero a Viterbo. Dalle 5 alle 10 cosa ha fatto? Deve truccarsi. No, di andarsi a prendere un caffè, siccome nessuno... Venivo da Viterbo. Noi te lo possiamo portare. Stavo a Viterbo. Vai, il caffè però è... Sì, della macchinetta. Prego. Vai a prenderti il caffè della macchinetta io e torna. Arrivo subito, subito. Tu hai una grande pazienza però, eh. Tu hai una grande pazienza perché io non ho mai visto uno abbandonare lo studio per un caffè. Allora, Monica, la domanda. Allora, Costantino la Gherardesca, Saira di Vai era bravissima, l'anno scorso ha vinto con l'Asse. Costantino, diciamo, è molto simpatico al pubblico e secondo me il pubblico l'ha premiato per l'impegno, per la simpatia. Diciamo che sul ballo sì, si impegna, però non è che sia un ballerino provetto, no? Ma questo fa discutere, crea polemica. Guarda, secondo me a Costantino hanno detto di tutto, estemporaneo, situazionista, insomma, ovviamente slegato dal contesto del ballo. Invece secondo me è stato un personaggio chiave di questa edizione, intanto per l'innegabile ironia e intelligenza. Sì. Di Costantino della Gherardesca, diciamo, su questo credo che non ci siano dubbi e nessuno ne ha. E poi anche perché lui ha reinventato, no, il ballo a suo modo, e devo dire... Non diciamo, conoscendolo, no, ma scusami, ma lui non doveva conoscerlo, lui è andato lì per impararlo, non è che lui è andato da ballerino professionista. Costantino è molto... Scusami, ha avuto una maestra straordinaria che è Sara, ciao Sara, che è meravigliosa, no. E secondo me, puntata dopo puntata, questo va detto, lui è andato migliorando, d'altra parte non è che andava lì per diventare Nuraev, no, era impossibile peggiorare. Andava lì per mettere alla prova, dal punto di vista, diciamo, fisico, di ballo, di danza, voi non l'avete quella capito. Che è, diciamo, lo spessore, Costantino, no? Del personaggio. Sentiamo Costantino che cosa ne pensano anche gli artisti. Costantino è... Zazzaroni, aspetta, parlare le donne, se no chiamo la commissione di bilancio. Se vi parlate sopra io non sento quello che dice Costantino. Costantino adesso molto... non ho sentito quello che ha detto Costantino, per cui poi ripetilo, perché Costantino sennò poi è molto strutturato, nel senso che essendo appunto una persona molto intelligente che sa fare televisione e sapendo non ballare, ha giocato molto a un certo punto sui rimandi, no? Sì. Per cercare di sorprenderci ha tirato fuori tutti i vari richiami, rimandi storici, San Francisco, e in questo è un fenomeno perché qualcuno c'è anche cascato. Fabio, no! Io non sono d'accordo, perché voi dite, infatti, sottintendete che lui in un certo senso ha un po' giocato col suo personaggio assolutamente prendendo in giro sottovalutando la prova che stava come dire, vivendo, no? Lui l'ha fatto fino in fondo. Lui sa esattamente... si è impegnato fino in fondo. Lui sa esattamente dov'è. Lui sa esattamente dov'è in ogni momento. E quello è il fatto. Cioè lui è stato autentico. Sentiamo. Nel bene e nel male. Magari non è diventato un grandissimo ballerino, ma è stato il personaggio sicuramente decisamente molto alla utente. La verità, io lo penso. Allora, lo amo poi Monica, se pensa una cosa, la dice. La dunque, vediamo un po'. Beppe Convertini, un fan di Ballando con le Stelle, mi dicono. Buongiorno Eleonora, ciao. Buongiorno a tutti. Beh, allora, cosa pensi della coppia? E soprattutto, uno che non sa ballare e arriva in finale, dicono molti, no? Vuol dire che è stato molto bravo, probabilmente qualcosa in più sa fare. Ah beh, sicuramente Costantino secondo me è originale, bene, giocoso e divertente, lancia dei messaggi. Questa edizione di Ballando con le Stelle è stata un'edizione ricca di messaggi molto interessanti che hanno, in maniera anche giocosa come fa Costantino, toccato un po' l'animo del pubblico. Quindi Costantino, al di là del ballare, che poi come diceva Monica è andato lì per imparare a ballare, e quella sarebbe poi la sfida, no? Cercare di migliorarsi lungo il percorso, ha lanciato dei messaggi bellissimi e poi ha dato un po' di colore al programma, no? Perché ogni volta tu aspettavi la sua esibizione per capire ma che si sarà messo addosso oggi. E poi c'è Sara che è una grande professionista, anche un'amica, ed è davvero un po' coinvolgente la presenza di Sara con Costantino. Naturalmente Sara ha grandi difficoltà a farlo ballare, questo è ovvio, ma la bellezza è proprio questo, che Costantino ha saputo interpretare il ballo a modo suo e ci ha fatto divertire, ci fa sognare ogni volta, perché Sara, però.
è stata come? Brava Sara, perché Costantino l'ha seguita Sara. Molto. No, non è venuto per imparare. Non è venuto per imparare. Allora non lo conosce, non l'avete capito. Non è venuto per imparare. Lui sapeva già di non poter imparare a ballare. È venuto per fare televisione. È venuto per fare televisione. È diverso. Ma però, Ivan, e questa è la sua capacità. Scusami, però anche fare questo passo, dopo, con tutto il vestito, guarda che non è una cosa, a tempo di musica, a tempo di musica, guarda la ragione, e con tutte queste cose ingombranti, per chi balla, credo che dai, abbia vediamo semplice, cosa avete fatto la settimana scorsa, voglio dire, l'ho fatto in maniera ironica, il fan vediamovi, vediamo, cioè, è vero, bravo, vero, guarda. Ivo Zazzaroni, Alessandra, Fabio Canino, Costantino, Carolyn Smith, Alessandra, Selvaggia Lucarelli, Costantino, Guillermo Mariotto, Alessandra Mussolini e Font, per la giuria vince la sfida Alessandra Mussolini e Michael Font. Sara, bravissima, bravissima. Anche fare queste prese come da porter, lui ha imparato, credo, a farle qui. Non credo che lui a casa prima sentiamo Francesco Fredella, come li consideri questa coppia? Secondo te sono guarda, io non vorrei, però io scommetterei su di loro, perché sì, secondo me potrebbero sorprendere tutti e vincere. Sì, ma stai scherzando? Magari. No, non sto scherzando. Magari. Non sto scherzando. Sì. Ma tu stai perché scherzando? Sono in un'altra categoria, cioè non c'è più. È un'altra categoria, brava, sono categorie. Categoria. Appunto. Accessibile Fredella. A tutti, brava. Francesco. Eleonora, io penso, sì, io penso che hanno regalato un tocco anche di leggerezza a questo programma, cioè Costantino della Gherardesca ha iniziato ballando con le stelle sapendo di non, magari di non poter vincere il programma, pur arrivando alla finale chiaramente, però la sua leggerezza, la sua autoironia sono state secondo me la cifra di questa sua partecipazione. Ha ballato con abiti ingombranti, è difficilissimo ballare per uno che non è professionista come lui, come me, come tutti quanti, ballare con quegli abiti. Quindi secondo me ha dimostrato grande abilità, non si è preso troppo sul serio, in un momento come questo un po' di leggerezza secondo Vanossi, me serve anche Vanossi, a rilassarsi un po'. Quindi io tifo per lui. Potrebbe vincere Costantino secondo te? Ma dove è secondo andato me Costantino? Scusate, perché nel frattempo ci siamo persi Mariotto che è andato a prendersi un caffè. dimmi. Secondo me Costantino potrebbe piattarsi bene, ma non so, dovrebbe vedersi appunto con Rocca, con la Isoar, insomma, con un po' di gente, con Ticini, per cui sarà una bella lotta, ecco. Sicuramente non lo vedrei proprio tra i primi posti, però magari in un secondo, terzo posto potrebbe anche conquistarlo. Un terzo di simpatia, sarebbe la fine. Costantino, tu lo sai che Zazzaroni ha detto che se tu sali sul podio domani sera, Zazzaroni no, non farà vince, più. Se vince, vabbè, detto. Esatto, che è cambiata. Vabbè, dai, no, vabbè, vuoi anche il podio. No, allora, vabbè, se vinci, vabbè, facciamola così perché poi se vinci, ecco. E secondo me c'è questa probabilità. Io e Guglielmo se andiamo. Vinci Zazzaroni non parteciperà mai più a Ballando con le Stelle, guarda che l'ha appena detto. Adesso sento molta pressione, molta responsabilità verso Milly Carlucci, devo assolutamente vincere. Hai ragione. Allora ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. E poi ti posso dire, guarda, il vostro sorriso veramente conquista tutti, in questo momento ce n'è anche di bisogno. Vero. Sì, nel frattempo Guglielmo è tornato. Ma se vuoi, no. No, se aspetta. Può entrare, devo chiedere all'ispettore di studio, può entrare Mariotto in diretta dopo il caffè? Mariotto entra. No, a passo di danza. Facendo un passo. Sta entrando? Facendo un passo di danza. Va bene. Ciao Costantino, un abbraccio. Ciao Costantino, forza, ricordate che se vinci
Io mi do fuoco a Ballando con le Stelle. No. Un rogo come Giordano Bruno, mi do fuoco. Va bene, va bene. Allora, preparati. Per lui la...